Il mio obiettivo è farvi conoscere il mondo attraverso i miei occhi. Nel video di oggi andremo alla scoperta dell'isola di Ibiza, partendo dall'aeroporto di Roma Fiumicino per poi dirigerci il primo giorno nella città storica di Ibiza, nonché Ibiza. Il secondo giorno abbiamo visitato le spiagge delle Salines e il terzo giorno ci siamo diretti nella parte nord-ovest dell'isola, nonché Cala Comte e Cala Bassa. Il quarto giorno abbiamo fatto un salto a Formentera e il quinto ed ultimo giorno ci siamo diretti a nord dell'isola per visitare la spiaggia di Benirras, detta anche spiaggia dell'Ippi. E quindi cosa stiamo aspettando? Iniziamo subito con questo video. Primo giorno ad Ibiza. Allora, questo è un vlog un po' diverso perché la maggior parte delle persone ci sono già state. Però per chi non ci fosse stato, insomma, facciamo sicuramente, come al solito, un tour della città. Ma andiamo alla scoperta magari dell'Ibiza un po' più tranquilla, quella più wild, quella che magari non richiede necessariamente una mondaneità. Basta spoiler, cioè altrimenti cosa lo guardate a fare questo video? Andiamo! Allora, come potete vedere, almeno io mi accorgo di una grande influenza chiaramente della Grecia, che risale a 600 anni prima di Cristo. E fare un giro tra questi vicoletti e respirare quest'aria piena in polmoni, oltre che rigenerante, veramente una leggerezza dell'anima pazzesca. Perciò continuiamo a passeggiare per il continente. Allora, per l'esattezza, welcome to quartiere Marina Botafoc. E mi stavo chiedendo come mai, guardate questo condominio, con questi balconcini così a scalata, tutti colorati, ma perché in Italia non fanno dei balconcini così? All'andata, 2,5 al ritorno, se non mi mettono sotto. Vi faccio vedere una cosa molto carina che sta al centro di questa piazza, che sicuramente, insomma, uno l'avrà già vista. Molto molto carina, anche se sono andata al mare, lo so, sono bianca, era andato via il sole si è emozionato al mio arrivo. Ed eccola qui, questa qua è qualcosa di mastodontico ed è meravigliosa. Giriamo intorno. Io non lo so se si possa camminare qui, però l'effetto è veramente figo. Buonasera Ibiza! Guardate che luce che c'è a quest'ora, è veramente bellissimo, quindi
Sono le 9 passate di sera, ma chiaramente è ancora giorno e si va a cenare praticamente al tramonto. Andiamo? Il posto in questione di cui volevo parlarvi, in cui andremo a cena questa sera, è questo qua e si chiama La Brasa. Pare che si mangia molto molto bene, ma soprattutto è simile a una riserva naturale, quindi nel senso, guardate un po', la luce è ancora chiara e noi entriamo in questo posto stupendo. Allora, avete visto l'ingresso del posto, è veramente tanto tanto carino e ora stiamo guardando il menù, che è tipo come se fosse una cancellata. Questa cosa è veramente figa. Ovviamente c'è di tutto di più, cioè quindi è il passo, io direi approvato, ancora devo mangiare ma sono già che approvato. Sono tantissime cose buone, anche perché sappiamo che in Spagna c'è la pata negra, c'è il guacamole, c'è comunque tantissime cose veramente tanto buone buone. Ma stasera iniziamo con la paella e direi che merita sicuramente, ecco, come prima cena. Ebbene sì, sono ancora bianca, ho appena finito di lavorare, sono le 5 del pomeriggio e ora spero di andare in spiaggia, stiamo affittando un motorino, spero di farvi vedere qualche spiaggia interessante, ma soprattutto di farvi anche un bagno, perché tra una cosa e l'altra sempre veramente il tempo mi vola, perché le giornate sono di 24 ore, a presto, ci vediamo tra poco. Dal porto abbiamo fatto il giro della città perché non si poteva tagliare per arrivare ora a Piretas, che sono appunto le spiagge più commerciali di Ibiza. Quindi 3, 2, 1, vista mare! Stiamo attraversando la zona di Playa de Embossa, mi dicono la parte più commerciale dove si trovano tanti amici made in Napoli, che io adoro e saluto tantissimo, ragazzi. Se torno ad Ibiza a stare per più di 2 settimane mi rifaccio le trecce e non vedo l'ora, perché ogni volta che vado in questi posticini wild, a contatto con la natura, dove l'abbigliamento è così easy, insomma, mi viene voglia di fare le treccioline e torno un'eterna bambina. Vi faccio vedere lo scenario della strada che stiamo percorrendo per andare alle Salinas. Che spettacolo, quasi che si godono la vita. E niente, questa è la vista. Ora vado a depositarmi in un posto e poi magari faccio vedere un po' il mare. Ciao! No, grazie. Comunque non si può camminare con una camera in mano, mi sento da tutte le parti. Hola, hola! Che bello, è bellissimo questo spirito di vacanza che ancora dovevo interiorizzare quest'anno, però almeno nel senso così, aria di estate, oh, diciamolo, aria di estate. E finalmente sono riuscita a fare il bagno, non ci credo. Olè, olè, stasera vi porto in un posto molto wild, ma che merita sicuramente di essere visto. Quindi così, se state cercando dei posti dove andare per guardare il tramonto, ecco, continuate a seguire questo video. E si vede che sono andata in spiaggia dal fatto, non perché io mi sia abbronzata, ma perché ho una fame
disumana. E comunque, ma io ogni baracchino che vedo mi vorrei comprare qualsiasi cosa. Cioè, sappiatelo, soprattutto donne, cioè o venite con uno stipendio da così lanciare a divisa, oppure non guardate i baracchini, le vetrine, i negozi, il fashion, perché veramente c'è da impazzire. Anzi, faremo un giro anche tra i negozi, così farò vedere cosa sceglierò, in quali negozi vado, insomma, eccetera eccetera. Faremo insieme, ma veramente ovunque vai trovi qualcosa che ti fa piacere e di cui ti potrai innamorare. Parola di Lene. Momento dinner, porto da Dubai un po' di arrabbiante la divisa, e devo dire abbastanza in linea come stile, perché poi, come dicevo appunto prima, sta pieno di negozietti, di cose spettacolari, e ho uno shabby chic hippie, quindi diciamo che abbastanza in linea. Niente, ora andiamo in questo posto a vedere quel che rimane del tramonto, perché effettivamente si è fatto un pochino tardi, però c'è ancora luce, perché qui la luce è veramente fino alle 10 di sera, è meraviglioso. Non è così inusuale qui a Formentera, chiaramente i venti sono molto forti, essendo più piccola rispetto a Ibiza, capita spesso e volentieri. Di solito si popola molto di più al pomeriggio, però ecco, noi ora andiamo a caccia di un ristorante perché chiaramente si è fatta una certa. Abbiamo optato per il Boca Salina, guardate il posto,
verdeggianti praticamente nella natura. Qui potrete mangiare dell'ottimo pesce, dell'ottimo vino, quindi io vi auguro buon pranzo se state pranzando, o buona cena o qualsiasi cosa state facendo, insomma, buon tutto. In qualche minuto ve lo rubo per raccontarvi cosa stiamo mangiando, una cottura di pesce, poi grazie, e le salsine con guacamole, olio, aglio e olio, tipica da queste parti, e poi la salsina wasabi e salsina alla soia. Quindi detto questo, per stare leggeri, fare le salsine non puoi evitarle in Spagna. Stiamo attraversando una delle strade dove c'è il 55, la baracca, insomma, il pirata, dove la sera comunque si popola ed è proprio tutta un'altra cosa. Guardate, 54, cioè posti veramente molto caratteristici, che di giorno, nel senso, uno magari non rendono, però vi posso assicurare che la sera è uno spettacolo unico. Comunque niente, mi sono fatta tentare il braccialetto e questa collanina, quindi non potevo esimermi, cioè non potevo uscire, insomma, fuori dalla isola senza ovviamente farmi tentare dai gadget in fatto di fashion. Allora, ultimo giorno prima della partenza, torniamo nella parte vecchia a vedere quelle zone che non abbiamo ancora visto. Finalmente siamo arrivati dopo 45 minuti in moto a Benirà, che praticamente, ora vi farò vedere meglio, è uno spaccato di mare tra le montagne. La chiamano la spiaggia degli Ippi, dove sono gli ultimi anche buddisti, eremiti buddisti rimasti, ed è pazzesca perché dalle foto non fidatevi di coloro che vi diranno è una cretta come tante altre. In realtà no, perché le foto non rendono, dal vivo è tutta un'altra cosa. E tra l'altro è molto servita perché ci sono comunque ristorantini, c'è la possibilità di fare massaggi, ci sono boutique, quindi c'è veramente di tutto. Perciò andiamo, così vi mostro questo fantastico posto situato a nord-est dell'isola.